In questo video vi voglio dare alcuni consigli su come indicizzare i vostri contenuti web se dopo che li avete scritti e pubblicati non sono stati ancora analizzati da Google. Cominciamo con una notizia negativa, così ce la leviamo di torno. Ed è che Google è un'entità sulla quale non abbiamo nessun tipo di controllo. Questo vale anche per quello che riguarda l'indicizzazione dei contenuti. Detto questo, ci sono diverse misure che possiamo attuare per dare alle nostre pagine la migliore possibilità di indicizzazione e di posizionamento. La prima è forse la più importante, anche se molte persone la trascurano, ed è quella di produrre contenuti di altissima qualità che Google vuole indicizzare. Google pensa esclusivamente ai suoi users, ai suoi utenti, e se un utente cerca un particolare argomento digitando delle keywords all'interno della barra del motore di ricerca, devono esserci dei contenuti che soddisfano tale criterio di ricerca. Quello che però succede in molti casi è che i blogger scrivono quello che vogliono scrivere e non quello che vuole Google per soddisfare l'intento dei suoi users. Bene, quello che succede qui è che Google non solo non posizionerà il contenuto, ma probabilmente non lo indicizzerà nemmeno, semplicemente perché nessuno lo ricerca online. Se io come Paolo ho una opinione su un certo argomento e la scrivo su una pagina di un blog, l'opinione di Paolo non interessa a nessuno e nessuno la ricerca. Questo tipo di contenuti possono essere trovati tramite social media dove si possono condividere tali argomenti, ma non solo ricercabili online. A volte invece, quando scriviamo degli articoli informativi e non vengono indicizzati, è perché tali articoli non migliorano l'esperienza degli users di Google. In altre parole, non sono abbastanza esaustivi da poter competere con quello che già è presente per quel termine di ricerca. A volte invece vengono indicizzati e posizionati, ma la scarsa qualità li fa atterrare direttamente alla pagina 7 o 8 dei risultati di ricerca, dove non avranno nessun tipo di esposizione, in quanto gli user solitamente trovano quello che stanno cercando tra le prime 3 pagine al massimo. E se questo succede, ci sono grosse possibilità che i vostri contenuti vengano deindicizzati da Google. Magari non subito, ma dopo un aggiornamento al suo algoritmo, questo può succedere. Google è enorme, miliardi di pagine indicizzate, tutte contenenti testo, immagini, video, un volume di proprietà davvero immenso. Ed è normale che Google cerchi di ridurre al massimo il suo lavoro, ossia il numero di pagine da analizzare. Ho già evidenziato in questo canale i benefici nello scrivere contenuti di buona qualità, buona abbastanza da competere con le offerte già presenti nelle prime pagine, e utilizzando keywords che vengono ricercate attivamente dagli users di Google. Se facciamo questo, Google non avrà altra scelta che indicizzare e posizionare i nostri contenuti, semplicemente perché sono tra i migliori a disposizione. Ci sono un paio di cose che possiamo fare per dare una spinta a Google nel suo procedimento di analisi e di indicizzazione, perché anche scrivendo degli ottimi contenuti a volte possono essere trascurati. In uno degli ultimi video ho utilizzato il Google Search Console per analizzare lo stato di indicizzazione delle pagine di uno dei miei blogs. Ebbene, possiamo utilizzare lo stesso strumento per richiedere una indicizzazione se una pagina è trascurata dal procedimento di analisi di Google. Non necessariamente perché il contenuto è scarso, ma perché, come detto, ci sono milioni di nuove pagine pubblicate ogni singolo giorno, quindi qualche ritardo nell'analisi è piuttosto normale. Andiamo a vedere nuovamente il Google Search Console. Andiamo a prendere questo URL, una delle ultime pagine che ho creato in uno dei miei blog. Lo andiamo a copiare e lo andiamo a incollare su Google. Clicchiamo su invia e vediamo che questa pagina non appare da nessuna parte, quindi vuol dire che questo URL non è stato ancora analizzato e indicizzato. Sempre con questo URL in copia andiamo sul Google Search Console relativo a questo sito, clicchiamo su controllo URL e andiamo a incollare questa pagina, questa barra di ricerca, clicchiamo su invia. E qua il sistema mi dice che l'URL non si trova su Google. Questa pagina non è presente nell'indice, ma non a causa di un errore. Quindi chiaramente questa pagina non è stata ancora analizzata e indicizzata. Per velocizzare questo procedimento andiamo su richiesta di indicizzazione, ci clicchiamo sopra e qui aspettiamo fino a 1-2 minuti in modo che il sistema verifichi la possibilità di indicizzazione di questo URL. Ok, qua mi dice che l'indicizzazione è stata richiesta. L'URL è stato aggiunto a una coda di scansione prioritaria.
Facendo questo andremo a mettere questa pagina direttamente tra la lista delle priorità di Google, che attenzione non è una garanzia che la vostra pagina verrà indicizzata. Facendo questo andremo soltanto a velocizzare il procedimento di analisi. La seconda cosa che possiamo fare per velocizzare il procedimento di indicizzazione è quella di creare una sitemap. Questa ad esempio è stata generata dal Yoast SEO plugin per amministrare l'home page search engine optimization del mio sito. Una sitemap non è altro che una mappa del vostro sito, organizzata in maniera che gli spider di Google possano analizzare le vostre pagine, partendo dalla home page e poi scendendo in basso verso le diverse categorie, verso i post all'interno di tale categoria e le altre pagine presenti sul sito. La terza cosa che possiamo fare, ed è un fattore che sta diventando sempre più importante, è la struttura dei link interni del nostro sito. Prendiamo questo blog ad esempio e vediamo come ho incluso un link interno in diverse pagine del sito. Questo dice a Google che queste pagine sono importanti e dovrebbero essere analizzate e indicizzate. Quindi se avete una pagina di particolare importanza sul vostro sito che non è ancora stata indicizzata, provate a linkarla internamente dalla home page o da un'altra pagina già indicizzata. Come detto, questo dirà a Google che quella pagina dovrebbe essere analizzata al più presto possibile, a beneficio dei suoi utenti. La quarta cosa che possiamo fare è di avere un server efficace in grado di permettere a Google di analizzare velocemente le vostre pagine. Anche in questo caso avere un server veloce non garantirà che le vostre pagine verranno indicizzate, ma velocizzerà il procedimento di analisi in maniera considerevole. Se il vostro server è lento e non in grado di maneggiare le richieste di entrata da parte dei bot di Google, questi bot si fermeranno per provare ad entrare un'altra volta. E un'altra volta può voler dire giorni o settimane dopo. Ora, con gli hosting tradizionali che ho consigliato in altri video in questo canale, come ad esempio HostGator o SiteGround, non ho riscontrato nessun problema, ma se l'indicizzazione tarda ad arrivare, la lentezza del server potrebbe essere la ragione. L'ultima cosa che possiamo fare è quella di evitare di indicizzare media files che non hanno nessuno scopo dell'essere indicizzati, in quanto questo può appesantire il lavoro di Google e l'analisi delle pagine del vostro sito che contano per davvero. Esistono diversi modi che possiamo utilizzare per evitare di indicizzare i media files, alcuni dei quali consistono nell'inserire alcune linee di codice all'interno dell'editor del nostro sito. Il modo più veloce però è utilizzando lo Yoast plugin. Andando sulla bacheca del nostro sito, clicchiamo su Yoast plugin, andiamo su Search Appearance, cliccando su Media, assicuriamoci di selezionare l'opzione Yes e clicchiamo su Save Changes. E questo è tutto per questo video. Come al solito non dimenticatevi di cliccare su mi piace se l'avete trovato utile e interessante e soprattutto di cliccare sul subscribe al mio canale per la notifica immediata dei miei futuri video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!